Ho fatto un po' di casino col gain, quindi l'audio gracchia un pochettino, ma penso che si possa sopportare. Wahey Cooch, ben ritornati dal vostro Androne Incramantone in questo nuovo episodio di Nozma Eleven Galaxy Big Bang. Oggi, un ultimo Legendary Gate prima di concludere il gioco, non definitivamente, ma diciamo l'ultima partita per ora, che poi sarà quella contro appunto la squadra di Sarge, sarà Big Bang. Ma oggi, Legendary Gate... L'ultimo Legendary Gate che sinceramente non mi aspettavo fosse questa squadra da affrontare contro la flotta Ixar. Perché? Non lo so. È strano. Voglio dire, non abbiamo motivo di affrontarla. L'affrontiamo tre volte nel gioco. Una volta nell'endgame, come ultima squadra. Una volta negli amichevoli, che quella vabbè diciamo che ci può stare perché tutte quante le squadre del mondiale ci sono. Ma perché allora anche una terza volta? Non capisco, potevano darci una squadra qualsiasi. Oh, perché abbiamo questa squadra? Questo non lo sapevo però. Perché ce la fanno affrontare con la squadra che abbiamo usato in teoria quando gli altri avevano il totem fuori uso. Ma... vabbè, insomma, non è che è proprio importante alla fine, Comunque sia... Sì, vabbè, sempre la classica flotta Ixar. Ho letto che alcune mosse cambiano. Una potrebbe cambiare per giocatore, ma quelli che ne hanno già una. Ci sono tre giocatori che possono tirare, tutti quanti hanno un tiro, a meno che non abbiano appunto un totem, e quindi tirare col totem. Noi siamo di livello 40 contro un livello 50? Boh. Vediamo un po' che succede. Non so, non la vedo molto facile. Ok, loro attivano il totem sicuramente al portiere. Quindi io attivo quello di Ryugel. Phobos, prima o poi con te faremo una bella chiacchierata. Lui sta nella mia squadra finale. È ancora in allenamento, il poverino. Cavolo, Ishigashi corre... No, chi è questo? Egil, non so chi sia. Però corre da far paura. Ok. Grande. Perché non sempre il totem va a buon fine. E... No. Oh, però anche lui sbaglia. Ma ha una potenza il portiere che... Ok, vediamo un po' se ce la facciamo intorno ai 1000. Ce la para. Ce la para. Vediamo un po'. Non ce la para? Com'è possibile? Wow, sono esterrefatto. Io me la prendo, per carità. Me la prendo tutto quanto. Il punto. Va benissimo. Sì, si dice gol, ma è un punto comunque. Va bene. Sono soddisfatto allora. Possiamo anche chiuderla qui. Non ho più motivo di giocare. Cavoli, non pensavo! Com'è possibile? C'è qualcosa che non riporta. No, oddio le tattiche. Andiamo con Virtuoso Vulcanico. Yeah! Perfetto! Ok, con Gandres. Ce la facciamo! Dagli una spallata, Gandres, la piovaccia di prepotenza. Ah, ok, è un po' difficile capire chi controllo perché bene o male le maglie sono colori quasi uguali. Ok, allora attivano il totem. Io attivo quello di JP, vado in armatura. No, non vado in armatura, vado con lo spirito poi addirittura. Con Atlantis. Che poi com'è che si chiama? Titanus? Come la blocca? Ma dai! Ma era ancora in... No! Ma che... Ma come... Era ancora in ripresa! Non poteva! Vabbè, io vado con la parata con la mano del colosso perché vorrei evitare di subire un gol stupido. Bella come tecnica. Molto bella. Majinza Hando! Cavoli, però me l'aspettavo un pochino più forte.
Cosa? Giba liba. Andiamo con Barda. Questa è una specie di gazzella aliena. Bello come totem, non, cioè come disegnato, come design è bello, però non so come applicazione che possa, che vantaggi possa dare effettivamente. Ok, ci supera facilmente e Barda ovviamente è rimasto lì. Andiamo un po' con l'altra mano del colosso sperando che la pari, perché fa il tiro del totem, quanto arriva? Gol. A meno che per qualche miracolo Mao del Colosso non la para. E infatti è gol. Visto? Gol! Orokana! Orokana! Certo, Orokana! Oronzokana! Dunque, ho 3 totem attivati. Boh. Non lo so, anche loro ne hanno 3 però. Ai ai ai. Ti prego bloccalo, ti prego bloccalo. Grande. Possiamo provare a segnare allora. Fai come prima, non la parare. Ma perché ogni volta? Anche lui. Siamo come prima allora, dai. Ci siamo messi d'accordo. Cavoli ragazzi, che fastidio. 763. Ma proprio mi tiene lì. Tipo, ce la fa o non ce la farà stavolta? Vedi, ce la fa stavolta! Dannato. E poi sarei anche di livello, quindi devo per forza tirare con qualcuno che ha lo spirito. O ha il totem, perché sennò niente, è inutile. Ma lei non ha una tecnica di offensiva per rubare palla? No, tutti quanti davanti stanno, dannazione. Beh, se non ce la facevo con questa, ragazzi. Volevo ben dire. Sanghete, tagliato. Corri per l'amor del cielo, corri! Ce l'ho per il tiro, poi? No, manco lo supero, niente. Che seccatura! Vabbè, tanto. Andiamo con... sì. Tanto. Può solo salire di livello in questa maniera. Se arriva a 600... No, neanche, vedi. Neanche a 500. Però... Bah, cavoli. Più forte così. No, no, non ero preparato. Pensavo la bloccasse. Mi stavo... Mamma mia. Stavo un attimo così, dico, ma non l'ha bloccata, maledetto. Mi ha fregato. Ah, oh, cavoli ragazzi, questo è difficile. Questo è davvero difficile, perché il portiere continua a potenziarsi. Ok, Barga è salito di livello. Però se il portiere continua a potenziarsi lo spirito, il totem. Tanto alla fine totem e spirito siamo lì, siamo. Non posso neanche contrastarli ora. Ah, certo! È certo, no? Ci voleva. In Berserk, maledetti. Ci voleva. Uzzarraia. Siete in 3, eh? Ne basterebbe uno a fermarlo. Grazie. Ammazza. Certo però che anche loro hanno sempre sto cavolo di spirito attivato. A noi invece lo bloccano. Ok, la respinta. No, fermati. Se facessi il giro così. Aspetta però, mi viene un dubbio ora. Visto che me l'hanno disattivati tutti quanti. Ah, posso riattivarli allora. E... Ba 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 ba.
No, il suo è come se fosse finito. Ah, me l'ha fatti finire praticamente. Vabbè, vabbè. Non sapevo. Pensavo che me li disattivasse solamente per un po'. Per un certo periodo di tempo. Invece proprio me l'ha tolti definitivamente. Ottimo, ottimo. Ma dai! Ma è possibile? No! No, cavolo, potevo bloccarlo, che sbaglio! Ho premuto per sbaglio un po' troppo in là. Vabbè, questa qui è esplosione vulcanica, insomma. No, volo vulcanico quello che è. No, lui! Dannazione! Oh, certe volte non ci sentono... Niente, manco ci ho provato. Certe volte non ci sentono per niente. No! Ok. È tua, sì, sì, sì. Fallo fuori, fallo fuori! Ma dai! Che pippa! Ma è una pippetta sto giocatore. In effetti sì, non è che durante la partita contro di lui abbia fatto grandi cose, eh. Oh ragazzi, su però. Siete in difesa, correte, no? Cascata, cascata, ok. Non era questo quello che volevo fare, ma l'ha presa lui, quindi... Giustamente c'era lui lì sulla linea, quindi... Sbaglio, 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 sbaglio. Però no, non è del tutto, perché... Io ora attivo quello di Gandares. Gandares non dovrebbe essere troppo sotto, e invece è sottissimo. Però io posso tirare... E fare... Ok. 1.2, ok, un po' più forte. Quindi a 1000 ci arriviamo, ragazzi. Penso che ci arriviamo. Se con Miss era 700 e rotto. Ma come? Ma mi prendi in giro? Vabbè, parata normale non ce la fa. In teoria. Fate un po' come vi pare. Fate come volete voi, non voglio sapere niente. Che poi sono quelle partite che le giochi una volta, magari perdi, la fai una seconda volta e li distruggi. Sono quelle partite che vanno così, ma tanto se me la da persa la rifaccio fino a che non vinco. Doppia. No. Non so se il Legendary Gate può finire in parità. Boh. Niente, comunque sia, dopo l'animazione dovrebbe essere finita. Ma no, no. Ma questa è una fregatura allora. Va bene, supplementari. Cioè ragazzi, ma non è possibile. La palla doveva toccare il mio giocatore, non il portiere. Va bene, va bene. Va bene. Cioè, per modo di dire va bene, perché va malissimo. Ora mi domando, nei supplementari si potranno riattivare i totem che sono già stati attivati e che sono dunque finiti? Non ci ho mai provato. Se però fermassimo il giocatore avversario, io vi dico pure che... Grazie, eh. Vabbè, questo difensore è una mina. È indistruttibile. Vabbè, sì, però... Quel piccoletto è stato uno sbaglio attivare il totem, perché non serve a nulla. Gandares. Sei da solo, sei da solo, sei da solo. Ci vuole una tecnica potente. Livello 2. Più 150 di potenza. Ti prego. Ora ci arriviamo a 1000. 900. 850. Quasi, quasi. Però siamo vicino al portiere. E fa una parata normale.
E sdrumato! Ah! C'è un detto in inglese che è stato coniato da un gioco, però è una parolaccia, quindi non si può dire. Ve la lascio scritta. Inoltre si capisce anche, insomma, da quale gioco è stato tratto. La community di questo gioco, diciamo che l'ha coniata, la stessa community che ora sta facendo schifo perché pensano che il gioco non sia abbastanza in tutti i sensi. Sanno solo lamentarsi e quindi pensano che una compagnia, solo perché ha qualche milioncino, allora possa permettersi di fare, non possa permettersi di fare certe scelte, ma vabbè. Grande, ora mi sei piaciuto. Da lontano perché sono ribelle. Vai, più 20? 20 plus, e che serve allora? In questo momento la community di quel gioco mi sta un po' qui, perché non capiscono. Ok, una parata normale potrebbe arrivare benissimo a 1000, se è forte il portiere, ma no! Che cosa ho detto prima? Che ci sono quelle partite che quando magari la prima volta le giochi, perdi. Poi quando devi fare gli stracci. Eccolo. Per esempio, è successo con una partita che ho caricato diverso tempo fa di Lampo Folgorante, o di Ogre all'attacco, non ricordo quale gioco dei due. Penso che sia Lampo Folgorante, perché stavo facendo appunto tutte quante le partite del Super Torneo Fantastico. E c'era sta squadra che avevo fatto 5-2. Dopo, a fine video, la vado a rifare e durante l'editing appunto metto il risultato che ho fatto durante la partita per conto mio, 8-0. Tante volte ti va bene, altre ti va male. Dovrei ricaricare i giocatori perché abbiamo anche un secondo tempo supplementare. Dato che il primo oramai è finito, ecco, si ricaricano. Anche però non posso usare gli strumenti. Vabbè, ci arrangiamo. Un po' recuperano, ma davvero poco. Oh, cavolo, Ryugel. Perfetto. Ti prego, bloccalo. Bloccalo stavolta. Niente, c'è la coccia dura. Quel piccoletto Ymir. Un riferimento? Al gigante Ymir? O meglio, Ymir? Il vero nome del gigante è Ymir. Però siccome i giapponesi non sanno parlare... ok. Volo vulcanico! Vulcanic Fry! No, non so come si chiama in italiano e sinceramente non ne sono... non sono tanto voglioso di scoprirlo, ecco. Dai, questo ce la fai a bloccarla, qualunque cosa sia? Ah, fregato! Ok, è tua Ryugel! Ora, voglio... Per curiosità, tanto oramai ci siamo. No, non posso farlo, amen. Voi avete visto che ci ho toccato sulla porta, no? Si è visto il cerchietto, quindi è il gioco che proprio è bastardo. O meglio, non è penalizzante come Chrono Stones, però anche questo non è che sia proprio tanto... tanto gentile, eh. Ok, tiro con... Ma ho tirato! Il gioco mi odia, non c'è altra spiegazione. Tanto, oramai. È ufficiale, mi odia. Perché poi comunque sia si vede che uno tocca il pulsante, perché si illumina. Allora, riproviamoci un attimino col piccoletto. Vabbè però. Ma non è che perché sto a vincere allora puoi fare quello che ti pare. Ah, Rodan poi si chiama, come la bestia mitologica... Mitologica, meglio. Il nemico di Godzilla, non è proprio una bestia mitologica. Sì, diciamo che nel mondo di Godzilla, nell'universo di Godzilla sarebbe mitologica. Vabbè, questo ce le prenderà tutti, oramai è una cosa risaputa. Oh, è finita, 3-1, e vinciamo anche questo Gate Legendary, Legendary Gate. È finita, tutti quanti Legendary Gate sono stati completati
E niente, è rimasta solo la partita contro la squadra Big Bang di Sarges. Sono abbastanza livellato per farla, ma non mi interessa il livello a cui la faccio. Mi interessa solo di farla. Quindi non mi interessa il livello al quale sono. Comunque sia, come prossimo episodio di Nazume Eleven Go Galaxy porto un reclutamento di Barga e un altro giocatore che ancora devo decidere, ma so già su chi puntare, più o meno. Ad ogni modo, come sempre, vi ringrazio per aver seguito il video, vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo, come sempre, nel prossimo video. Bye bye!